from the start, in fact. Amici di VVG Sport Channel, benvenuti in una nuova puntata di Mega Inter Sport a Canestro. Come ogni settimana siamo qui al Città Fiera che ci ospita per parlare di basket regionale. Inizio subito presentando gli ospiti di questa sera. Con me c'è Camilla Clemente e Matteo Coser. Camilla, partiamo subito da te, dato che hai il microfono. Gioca nella Dels Udine, quindi squadra che milita nel campionato di A2 femminile. E nell'ultima gara Udine non riesce a vincere contro Milano per 49-55. Per chi non è venuto a vedervi, riesce a raccontarci brevemente com'è andata la partita? Sì, allora è stata una partita abbastanza difficile, diciamo anche dal punto di vista emotivo. Abbiamo fatto difficoltà soprattutto verso la fine, probabilmente siamo andate di testa, insomma. Però comunque diciamo lo spirito non ci è mancato, abbiamo cercato comunque di fare il nostro meglio e purtroppo siamo diciamo, in una striscia negativa da un po' di partite e dobbiamo cercare di riprenderci al più presto. Ma cosa non ha funzionato? Probabilmente siamo appunto, come ti ho detto, in questa serie di partite dove non riusciamo a concretizzare diciamo l'impegno e anche ciò che facciamo in allenamento, perché facciamo buoni allenamenti, ci impegniamo e, non lo so, probabilmente siamo entrate in questo circolo vizioso dal quale non riusciamo purtroppo ad uscire. È sicuramente anche il fatto che alcune giocatrici sono andate via, come De Gianni che proprio in settimana è andata via, quindi una giocatrice in meno, rotazioni che si accorciano e quindi anche questo può aver inciso. Sì, senz'altro. Allora, le rotazioni si erano già accorciate dalla partenza di Rebane, di Viv, e purtroppo in settimana se n'è andata anche Patrizia De Gianni. È una grande perdita anche perché Vive e Patti sono due lunghe, quindi per rimbalzi e diciamo per il gioco sotto canestro abbiamo avuto un po' di difficoltà. Infatti qualche azione abbiamo dovuto anche far giocare Sara De Biase, che è un 3, una tiratrice da 4, e quindi sì, ci ha creato un po' di difficoltà questa partenza. Partita che all'inizio ha avuto un episodio un po' strano, nel senso che durante il riscaldamento avete indossato alcune magliette con una scritta. Ci vuoi raccontare un attimo? Sì, in settimana appunto con l'allenatore abbiamo deciso di fare queste magliette con la scritta "rispetto dietro e le promesse si mantengono sul davanti", per via della difficile situazione societaria. Praticamente ci sono vari problemi economici, ma alla fine c'erano anche l'altro anno. E purtroppo diciamo la società è stata assente fin dall'inizio dell'anno e comunque volevamo sottolineare questo aspetto, anche perché molti sono arrivati diciamo ad un limite di sopportazione un po'. E semplicemente volevamo far sapere a tutti quella che era la situazione, senza creare diciamo... Sì, sì, con un piccolo gesto avete sì, comunque esatto. Dato la vostra... E comunque rimarcare che noi in allenamento diamo il massimo, nelle partite comunque cerchiamo di fare il nostro meglio e insomma volevamo soltanto mettere alla luce del sole questa situazione qua. Prima di continuare con Camilla passo la parola al nostro ospite Matteo Coser. Ciao. Matteo Coser che gioca nell'Alba Cormons, quindi esatto. Squadra di Serie D maschile. Esattamente. Ultima partita avete giocato contro Grado, non è andata esattamente benissimo perché avete perso 59-43. Vuoi raccontarci come sì. È stata la partita? Brevemente faccio un riassunto.
partiamo che siamo in una situazione non molto positiva, un po' critica e delicata, e quindi si aspettavano delle risposte positive da parte dei ragazzi e dell'allenatore per cercare di riagganciare il quartetto, quintetto, per salvarci e non andare ai play-out. La partita purtroppo ci è sfuggita al terzo quarto, perché i primi due quarti comunque eravamo in vantaggio, siamo riusciti a giocarla bene, la buttavamo dentro, come si suol dire. Gli ultimi due minuti, che eravamo sotto di 6, alla fine abbiamo perso la concentrazione, mancava un po' l'ossigeno e abbiamo buttato la partita alle ortiche. Prossimo incontro invece che vi vede contro la CBU, esatto. Vari punti, perché entrambe siete a 10 punti in classifica. Come esatto. Vedi questo incontro? La vedo come l'ultima spiaggia, anche se dovremmo giocare fuori casa ce la metteremo tutta per cercare di evitare i play-out, dipenderà molto anche lì dalla concentrazione, daremo il massimo e vedremo come andrà a finire. Siete arrivati in conclusione del campionato perché mancano poche gare, un bilancio definitivo di queste ultime partite o comunque di come è andato quest'anno? Diciamo che io sono entrato a metà stagione, quindi la prima parte l'ho un po' persa. Sicuramente l'ultimo mese e mezzo, due mesi, ci sono stati dei miglioramenti importanti. Abbiamo fatto anche 3 vittorie di fila, mentre nel tutto girone d'andata avevamo fatto 4 punti in tutto. Quindi abbiamo ottenuto più bassi in punteggi avversari, quindi dei miglioramenti ci sono stati. Manca ancora quel qualcosa per poter salvarci in maniera facile, diciamo. Quindi vediamo come va a finire. Grazie Matteo. Prego. Camilla, invece tu il prossimo incontro siete contro la GEAS, quindi squadra capolista, 16 vittorie di file, non ancora perso. Come vi preparate per questo incontro? Sì, allora la prossima partita sarà molto impegnativa e la giocheremo anche con un giorno di anticipo, quindi avremo un allenamento di meno. E, diciamo che anche a causa della partita di domani che abbiamo con l'Under, avremo soltanto 2 allenamenti a disposizione per, diciamo, organizzare la partita. Comunque, cioè, il lavoro l'abbiamo già fatto, non è soltanto questi 2 allenamenti che vengono a cambiare, diciamo, il risultato. Stiamo lavorando da molto tempo e ce la metteremo tutta, anche perché all'andata con loro non abbiamo fatto una brutta partita. Abbiamo tenuto per 3 quarti, l'ultimo quarto probabilmente anche lì con la mancanza di Pozzecco, l'assenza di Pozzecco, e avevamo rotazioni corte, e quindi cercheremo di giocarcela, insomma, anche se loro sono una buonissima squadra, perché ottima, anzi non hanno perso una partita. Anche perché sì, appunto, 16 vittorie consecutive non è da tutti. Hanno anche la parte emotiva dalla loro, diciamo, sono cariche, non si fermano. Anche se nell'ultima partita hanno avuto qualche difficoltà contro Vicenza, vittoria appunto che arriva solo all'ultimo secondo con il tiro di Zandalazzini. Parliamo appunto di lei, Zandalazzini, un talento che classe 96 che vi può mettere in difficoltà. Sì, infatti è una 96 che abbiamo anche incontrato l'altro anno alle Interzone. È molto brava, non per questo, cioè non per nulla in nazionale. Comunque erano, come dici tu, erano sotto di 11, mi sembra, con Vicenza, e alla fine ha segnato il canestro decisivo, quindi questo dice tutto. Ma approfitto del fatto che hai nominato l'Under, perché appunto ricordiamo che Camilla fa parte dell'Under 19 della società. Come ci sono state Alessandra Mio e Arianna Cortolezzi, chiedo anche a lei un parere sul campionato Under 19, come si aspettano di proseguire, quindi gli obiettivi. Sì, allora il campionato Under 19 sta andando bene, siamo seconde dietro la ginnastica triestina, e comunque ci aspettiamo di andare alla fase dell'interzona, che sono i primi di aprile, e poi speriamo appunto in una qualificazione alle finali nazionali, che saranno verso metà aprile, insomma durante il periodo di Pasqua. Ho fatto la stessa domanda in passato, volevo sapere un po' com'è il rapporto anche con le più piccole che si sono inserite solo quest'anno nella squadra. Sì, allora sono le 98 di allenate da Chicco, no? E loro si sono integrate molto bene con noi, sia fuori dal campo che in campo.
E sono, personalmente mi piacciono, cioè mi piacciono molto come giocatrici, come persone, ce la mettono tutta, tengono benissimo il campo, anzi tanto di cappello, e senza di loro veramente faremo anche difficoltà, perché siamo in 8 tra 95 e 96, quindi sì, ci danno una grossa mano. Passo il microfono invece a Matteo, perché così andiamo a conoscere in modo più approfondito i nostri ospiti. Quindi chiedo subito a Matteo di raccontarci un po' qual è stata la tua carriera, i tuoi primi esordi. Brevemente immagino, se no la tireremo alla lunghissima visto il mio capello brizzolato. Diciamo che il momento clou nella quale ho iniziato a capire che la pallacanestro poteva essere relativamente importante, una passione per me, è stato il mio passaggio alla Longobardi Basket Cividale, allora Gestecco, in particolar modo con un allenatore, Paolo Tomada, che mi allenava, che avevo 17 anni, anche perché ho iniziato a giocare a basket tardi, e Claudio Bardini, uno dei più grandi allenatori friulani, se non italiani, che mi ha lanciato già lì in prima squadra con gli allenamenti, quindi è stata un'esperienza molto importante. Da lì sono passato successivamente alla Pallacanestro Gorizia, l'ultimo anno che era in Serie A ho fatto gli juniores nazionali con allenatore un altro grandissimo del Friuli Venezia Giulia, Franco Ciani, con il quale ho avuto una grandissima soddisfazione in quanto siamo riusciti ad arrivare secondi nel campionato nazionale, quell'anno perdendo la finale contro la Sony Milano di Mordente, che ci ha fatto un mazzo tanto. E dopo è fallita la Pallacanestro Gorizia, purtroppo, e ho girovagato sempre nel territorio goriziano con la Pallacanestro Ardita. E anche lì, inizialmente giovanile e B2, dopo un paio d'anni che purtroppo i fondi economicamente non c'erano più, siamo ripartiti alla Serie D, sono rimasto lì qualche altro anno, siamo andati subito in C2 perché era rimasta metà squadra della B2, e dopo sono tornato a casa mia, in quel di Cormons, dove ho avuto un altro grandissimo allenatore che è Zuppi, dal quale ho imparato tantissimo, nonostante non ero più giovanissimo. Ho fatto qualche anno ancora nel Cormons, in C2, abbiamo tentato di andare in C1 ma non siamo mai riusciti ad andare su, fino a quando è arrivato poi Luca Cittadini. E dopo ho dovuto fermarmi purtroppo per dei problemi fisici, ernia al disco, brutta cosa per noi sportivi, e adesso mi hanno richiamato a far forza, a dare manforte a Cormons, sperando di poter dare un piccolo apporto ancora a questa squadra. Hai detto che ti sei avvicinato tardi al mondo del basket, a 17 anni, ma posso chiederti come mai? Sì, in realtà un po' prima, verso i 15 anni, però diciamo che il passo importante è stato fatto sui 17 anni, ma un po' così attraverso qualche amico. Ma facevi altri sport? Facevo altri sport. E come mai hai scelto proprio la pallacanestro? Ti hanno convinto a scegliere? Diciamo che era un momento in cui la pallacanestro, sicuramente americana in primis, ma anche a livello nazionale italiana, era in un buon periodo. C'era una bella nazionale, c'erano dei bei giocatori, tanti giocatori friulani importanti, perché si parla di Galanda, Mian, De Paul, Pozzecco, Gianmarco. Cioè, era proprio un momento in cui la pallacanestro era viva. Adesso purtroppo, ma come penso tutti gli sport in Italia, ha perso un po' di feeling e un po' di pubblico, e questo è un male, e anche un po' di sponsor, e questo è ancora un po' più male. Tante domande ancora che posso fare ai nostri ospiti, però prima mandiamo la pubblicità e poi continuiamo qui con Camilla e Matteo.
Zanutta Fadalti, 18 punti vendita. La passione di una famiglia, la professionalità ed affidabilità di un'azienda storica. Il punto di riferimento del territorio per i professionisti, gli artigiani e i clienti privati. Zanutta Fadalti offre una vasta gamma di servizi nel settore dell'edilizia, della minuteria, dei trasporti e dell'immobiliare. Per scoprire le nostre promozioni e prodotti innovativi, visita il sito www.zanuttaspa.it o vieni a trovarci nei nostri 18 punti vendita da Belluno a Trieste, passando per lo storico centro di Muzzana del Turniano, Sacile, Pordenone e Udine. Zanutta Fadalti è il tuo punto di riferimento. L'eccellenza nei multiservizi. Gruppo Servizi Associati opera su tutto il territorio nazionale, garante di un servizio integrato fornito in outsourcing chiave in mano. Con oltre 1000 dipendenti e filiali ad Aosta, Bari, Bordeaux e Chamonix, GSA Gruppo Servizi Associati, con il suo centro nevralgico a Udine, offre un servizio orientato alla piena soddisfazione del cliente. Gestione diretta, sempre senza subappalti, di tutti i contratti acquisiti. GSA, l'eccellenza nei multiservizi. Ristorante Pizzeria Il Nuovo Baffone a Basaldella, all'uscita di Udine Sud, facile da raggiungere. Impossibile da dimenticare, Il Nuovo Baffone vi colpirà con le sue specialità, l'ampia scelta delle pizze, ogni vostro gusto è soddisfatto. E poi carne e pesce e per finire i dolci. Anche lo staff di A Tutto Campo ha scelto Il Nuovo Baffone. Se cerchi la buona cucina hai solo una scelta, Ristorante Pizzeria Al Nuovo Baffone, a Basaldella. Mega Intersport è il più grande negozio di articoli sportivi della regione, per rispondere con efficacia e competenza alle esigenze dello sportivo moderno, offrendo la garanzia del miglior assortimento sempre aggiornato, completo e competitivo per qualità e prezzo. La scelta più completa di articoli ed attrezzature sportive nelle grandi marche a garanzia di performance eccellenti e qualità la trovi solo da Mega Intersport, dove personale esperto e qualificato saprà consigliarti per i tuoi acquisti. Anche enti e società sportive hanno trovato in Mega Intersport esperienza e professionalità per ottenere consulenza e assistenza relativa a forniture di attrezzature sportive. Eccoci di nuovo qui, amici di PG Sport Channel, Mega Intersport a Canestro. Dopo aver conosciuto Matteo, ora è la volta di Camilla, quindi faccio la stessa domanda e le chiedo di raccontarci brevemente la sua carriera. Molto breve. Allora, ho iniziato più o meno in quarta, quinta elementare. Giocavo con i maschi a Gradisca, Itala San Marco. Ho fatto 2 anni lì e poi è stato un trauma separarmi, diciamo, dal basket misto. Non volevo andare con le femmine. E poi sono dovuta passare con loro e sono andata a Fogliano a giocare, a Fogliano Re di Puglia. Lì sono stata allenata anche di mio papà per un paio d'anni. E poi ho fatto diversi anni lì, insomma. L'ultimo anno mi convocava anche qualche volta con la Serie B che c'era. E poi 3 anni fa sono arrivata a Udine con Larry Abbignente. E l'altro anno sempre qua con Giuliano e quest'anno ancora qua con Enrico. Sì, appunto, ricordiamo che hai cambiato vita perché da 3 anni ti sei trasferita qui a Udine, niente più famiglia, ma sei andata a vivere con le altre ragazze della squadra. Sì, il primo anno è stata dura, è stata abbastanza dura, lontano dalla famiglia, anche se tornavo appena potevo il fine settimana. Comunque sì, dall'aver tutto fatto a casa dalla mamma, cioè tutto, i pranzi, lavatrici, al doversi gestire scuola, sport e anche casa, è stato difficile, però insomma poi... Ora come ora rifaresti la scelta? Sì, beh, senz'altro, cioè alla fine l'ho presa io, mi sono presa le mie responsabilità di aver fatto questa scelta e ne sono contenta adesso, sinceramente. E ti trovi bene qui a Udine? Sì. Attenta come rispondi. Sì, dai, mi piace la città, mi piace, cioè è tranquilla, piccola, però sempre meglio di Gorizia, sinceramente, non è che mi... Però mi trovo bene con le persone, sono felice.
Sei giovanissima ancora, quindi under, però posso chiederti un ricordo che ti ha lasciato qualcosa dentro particolarmente? Che... Sì. Senz'altro l'Interzona dell'altro anno, che tu ricorderai bene, nel quale abbiamo mancato la qualificazione per le finali nazionali, appunto contro Geas, contro Zandalasini di cui parlavamo prima, che partita nella quale nessuno ci dava nulla, infatti siamo arrivate lì senza nulla da perdere. Abbiamo giocato, purtroppo abbiamo tenuto per 35 minuti, gli ultimi 5 minuti abbiamo un po' mollato, però è stata se posso permettermi, mi ricordo un po' un facsimile di quella partita, un paio d'anni prima, al Trofeo delle Regioni, Friuli Venezia Giulia contro Lombardia, ci davano un po' per perse 30 punti, invece ce la siamo giocata dopo due supplementari. Ce la siamo giocata, sì, eravamo a Lignano. Sì, abbiamo perso per 2 punti, 3 punti, sì, dopo 2 supplementari appunto. È stata una grande delusione, però al tempo stesso anche una piccola soddisfazione, perché comunque la Lombardia era vista come lo squadrone da battere, allo stesso modo di Geas. Sì. Bene, passiamo la parola a Matteo. Prima mi hai detto che hai giocato in tante squadre, tu hai un ricordo che ti emoziona ancora? Qualcosa che ti ha lasciato? Sì, sicuramente le due squadre che mi hanno emozionato di più sono state per l'appunto Cividale, Gesteco. All'epoca ero cadetto ed è stata forse una delle più belle esperienze che ho mai avuto. Era una bellissima squadra, era un bellissimo gruppo, tanti ragazzi giovani per l'appunto, perché avevamo 16-17 anni, indipendentemente che poi mi allenassi anche con gli juniores e con la prima squadra, quindi era triplo allenamento, però eravamo una squadra che non era molto rinomata in regione, o insomma molto, molto quotata, ma invece ci ha dato delle belle soddisfazioni e Paolo Tomada, che è stato uno dei primi allenatori da giovane, mi ha insegnato tantissimo. Dopodiché anche il passaggio alla Pallacanestro Gorizia, anche se lì avendo diciamo dei compagni che erano dei veri concorrenti per poter giocare, perché erano tutti ragazzi di un certo livello e quindi avendo meno minutaggio, però a livello di esperienza è stata splendida, perché ho avuto un allenatore come Franco Ciani, che anche lui mi ha insegnato tantissimo, e oltre che essere una persona speciale anche a contatto con i ragazzi. Dopodiché siamo riusciti a raggiungere un traguardo che penso sia rimasto forse anche negli annali della Pallacanestro Friuli. Siamo riusciti ad arrivare secondi, perdendo per l'appunto la finale contro la Sony Milano di Mordente, e lì ho trovato tantissimi ragazzi, oltre che bravi, ma amici, con i quali ho ancora dei contatti importanti, come Federico Bellina, o qualcun altro, Lollo Pepper, Graziani, insomma tanti anche campioni, ragazzi che sono nati e che hanno poi militato in giro per la Serie A o Serie B italiana. Quell'evento lì, il fatto di essere arrivati secondi in Italia, di aver fatto una settimana fuori dalla regione a quell'età lì, sembravamo veramente qualcosa di unico, di speciale, di indimenticabile. Queste sono state le esperienze clou della mia carriera. Ora che invece tu sei rimasto qui in Friuli, segui ancora i tuoi amici sparsi per l'Italia? Sì, beh, assolutamente, anche se il basket ha perso un po' purtroppo negli ultimi anni, è sempre bello avere dei contatti, informarsi, vedere, anche per vedere che fine hanno fatto, dove sono finiti, anche perché poi gira e rigira, questi personaggi si ritrovano sempre in qualche squadra, quindi in realtà magari una volta si sfornavano più giovani di talento. Il basket secondo me è un po' calato a livello tecnico in generale, però è sempre uno sport fantastico secondo me. Segui qualche campionato in particolare o invece un no, po' beh, in generale? La Serie A italiana, l'Eurolega, che secondo me è spettacolare, perché le partite che ci sono in Europa con le squadre che ci sono in Europa sono veramente notevoli, forse anche più che non alcune partite del basket americano, così tanto negli ultimi anni secondo me sopravvalutato.
a differenza dei fine anni 80, primi anni 90, dove c'erano dei campioni che non si dimenticheranno mai, tipo Jordan, Bird, Magic, quindi magari sono cose un po' troppo vecchie per voi, non lo so, però insomma io me li ricordo molto bene. Però in generale qualcosa comunque anche di NBA si segue, soprattutto per l'atletismo che c'è. Beh, in questo momento. Sì. Sì, sì. Si è passati un po' troppo, secondo me, dall'aspetto tecnico a livello atletico alto, quindi tante schiacciate, tante azioni da show, però il basket bello è giocato, è quello dove c'è l'azione tecnica, secondo me. È vero. Invece Camilla, so che è fan di un giocatore che milita nel campionato di Serie A maschile e vado subito a chiederle i particolari. Sì, allora, intanto diciamo il giocatore. David Moss. Gran bel giocatore, sia da vedere fisicamente che in campo. Però, sì, diciamo da quando è arrivato a Siena ho cominciato a seguire, anche perché seguivo abbastanza Siena come squadra. E, mi sono appassionata, diciamo, se si può dire così. E l'altro anno, appunto, l'allenatore della Serie A, Giuliano Sibiel, mi ha fatto questo regalo per il compleanno, la maglia, la divisa di Moss firmata, l'autografo, lo scudetto, una foto, insomma è stata veramente una grande emozione. E quest'anno si è ripetuta la sorpresa, sempre al compleanno, che ho fatto 18 anni finalmente, anch'io a dicembre, ultima sempre, mi ha mandato sempre lui idea di Arianna Cortolezzis, che gioca con noi, e delle altre ragazze di casa, quindi Elisa e Alice, che mi hanno fatto mandare appunto sempre da Giuliano, che conosce l'allenatore che l'altro anno era a Siena, quindi Luca Banchi, e gli hanno chiesto di mandarmi appunto un video di Moss dove mi faceva gli auguri di compleanno. Beh, ora come ora toccherà conoscerlo. Dio, si spera, anche se non saprei veramente, non credo che avverrà questo, però comunque è una bella emozione, insomma, sapere che è anche disponibile. Sì, volevo impostarlo come suoneria del telefono, sinceramente, però non sono riuscita a convertire il file, quindi dovrò riprovarci. Invece, per quanto riguarda gli altri campionati, hai qualche preferenza? Campionati dici di maschili o femminili, segui NBA, come dicevamo prima? Allora, quest'anno seguo un po' di meno, sinceramente, anche il campionato italiano. Però comunque guardo ogni tanto i risultati e seguo anche il campionato di A2, anche perché ho degli amici, soprattutto Candussi a Trieste. E, NBA seguo poco, mi piacciono alcuni giocatori, però appunto come diceva Matteo, è più lo spettacolo lì, non è tanto il basket bello. E quindi sì, seguo qualcosina, però non saprei dirti molto. Passo subito il microfono a Matteo perché voglio farvi l'ultima domanda. Quindi, ultima domanda secca. E la miglior qualità da cestista? La miglior qualità da cestista? È una domanda difficilissima. Io ripeto, secondo me l'aspetto atletico, anche se oggi è fondamentale, no, però è molto importante, e non è quello che fa la differenza. Ci vuole il cuore, cioè un vero campione si vede dalla passione, dal cuore che ci mette durante ogni partita e durante ogni allenamento. Cioè, deve essere il primo ad arrivare, l'ultimo ad andarsene. Lì si vede veramente uno che ha quel qualcosa in più che può fare la differenza. Poi è ovvio che se questo qua è una pippa, scusami il termine, cioè non è che può fare chissà che. Però vedere grandi campioni del passato, come appunto poteva essere Larry Bird o qualcun altro, adesso mi viene in mente lui perché era proprio uno dei miei idoli in assoluto, si vedeva proprio che ci metteva l'anima, e non è che era questo atleta mostruoso, però faceva la differenza. E come si faceva la differenza? Invece tu, Camilla? Anche magari personalmente, qual è la tua miglior qualità? Sì, sinceramente non saprei dirtelo, però a me piace tirare da fuori, palleggiare questo tiro e
penetrare non è che sia la cosa che mi viene meglio, però quello che mi piace fare di più, poi che venga o no, insomma, si vedrà. Ringrazio i nostri ospiti, quindi grazie a Camilla Clemente e a Matteo Coser, e prima di lasciarvi al consueto concorso Highlights, vi ricordo che il vincitore della scorsa settimana è Giancarlo Visciano della Sokol Aurisina. Era in concorso anche già, scusa. Sì, tranquillo. Ragazzi. Matteo, ma... Mi ha fregato all'ultimo. Sì, chiedo scusa. Ecco. Mi ha fregato proprio all'ultimo sul, diciamo, al gong della sirena proprio. Dai, sarà per la prossima volta. Va bene, va bene. Allora, adesso vi lascio al nuovo concorso di questa settimana, quindi vi ricordo di andare sul sito del Messaggero Veneto per votare il miglior canestro della settimana. Mi raccomando, andate a votare, la prossima settimana sapremo chi ha vinto. Che esce ma rimbalzo anche un po' fortunoso dei cani lutti, brutto atteggiamento. Sarebbe Yoda che segna, quindi sirena, una tripla siderale. Time out, squadra in campo, questa zona sulla rimessa a fondo canestro per Cervigliano. Colli si addormenta un attimo, gira di classe sul perno, apparecchia a tavoli testa Canelotti qui, 23 pari. Non si segnano, un bel tiro di Giannotta. Riparte di Giusto, lancio lungo per Cagnolutti, sole soletto, primi due punti della partita ad opera di Cagnolutti, servito bene da Giusto. Pesa tutto il campo, la formazione di casa. 14 secondi alla fine della prima frazione, Osman Gueye cerca di battere la difesa, Gueye fino in fondo, c'è il canestro, c'è il fallo, gioco potenziale da tre punti, il marziano della GSA. Meno 7 per la GSA, 7-5-6-8, fila per Munini, Klaus da 3 punti, va Claudio Munini, 2 minuti, 14 secondi, alla fine della partita, meno 4.